Allora, Luigi Lavorica, parliamo di questo match che bisognava vincere e invece abbiamo perso. Sì, c'è stata in realtà veramente per quasi tutta la partita una sola squadra in campo. Va dato molto merito al Chieti che ci ha messo subito in difficoltà. Avevamo preparato un pochino la partita, sapevamo come avrebbero difeso loro, sapevamo che ci avrebbero potuto mettere in difficoltà. Abbiamo provato in settimana a organizzare degli attacchi per appunto attaccare questa difesa, ma oggi purtroppo niente ha girato come andava. E un po' sicuramente per meriti loro, un po' per demeriti nostri, non siamo stati in grado di gestire quest'oggi la gara. Poi subito i nervi, un pochino la stanchezza oggi si è accusata e il risultato, ahimè, è giusto. Abbiamo perso meritatamente la partita. Sì, però è vero anche che comunque nel primo tempo, avendo avuto a disposizione una serie di rigori, abbiamo sbagliato tutto. Sì, sicuramente abbiamo avuto diversi tiri anche liberi dall'ali piuttosto che i rigori, e quando non riesci a concretizzare le azioni è quasi sempre che sbagli tu, segnano loro e quindi ti affossano sempre di più. Abbiamo poi forse accelerato un po' troppo nel tentativo di cercare di recuperare la partita e purtroppo, non riuscendo poi a concludere, come hai detto anche tu, quelle azioni, ci siamo ritrovati che andavamo sempre più sotto ed è sempre stato più difficile risalire la china. Poi è vero anche che l'ultima parte di partita abbiamo dato grande rotazione un po' a tutta la squadra, quindi hanno giocato i più piccolini, quelli che giocano un po' meno, quindi almeno da questo punto di vista possiamo dire che tutti quanti sono scesi in campo, tutti quanti hanno dato un po' il loro contributo. La discussione era semplicemente una parte che c'era nel match sui rigori, anche perché mancava rigorista ufficiale, quindi Noi oggi e comunque con anche qualche altra partita manca il giocatore fondamentale, che è Pantanella, che era il capocannoniere fino a questa giornata, credo lo sia ancora, ma a noi è il fulcro del nostro gioco, è sicuramente una pedina fondamentale. Fare a meno di lui è sicuramente difficile, però non è una scusante per la prestazione che abbiamo fatto oggi. Sicuramente potevamo e dovevamo fare di meglio, e vorrà dire che dovremo lavorare ancora di più per farci trovare pronti per la prossima settimana, che andremo a fare una partita in Sicilia con Mascolucia molto molto difficile, perché è una squadra sicuramente attrezzata che vuole vincere il campionato. Ieri ha perso il derby con siciliano, con un'altra squadra molto attrezzata. Vale, allora in bocca al lupo, appuntamento alla prossima. Grazie. Il lupo, ciao.